Ed eccoci qua, ci troviamo con due giovani promesse per quanto riguarda il cinema italiano. Sono con Piero Calabrese, che è lui è Piero Calabrese, e tu sei? Marco Aiello. Marco Aiello, quindi questa esperienza come vi è sembrata, Marco, a te? È sicuramente emozionante e nuova perché io ho iniziato la mia carriera ancora in erba con questo film. È stato, devo dire, più facile di quanto pensassi, e come raccontavamo prima una ragazza, la cosa che ci ha aiutato probabilmente è proprio l'incoscienza, la non consapevolezza di approcciarsi ad un set per la prima volta, e magari questa è stata forse la forza, il non conoscere alcune dinamiche, il non porsi tante domande, e questo ci ha aiutato a rendere al meglio. Invece per quanto riguarda te, Piero, insomma, come siamo arrivati alla pellicola? Siamo arrivati con una serie di provini, tra l'altro molto duri, perché abbiamo fatto 4 incontri con il regista era molto indeciso sugli attori da scegliere, soprattutto per le parti che abbiamo poi interpretato io e Marco, quindi poi una volta che è arrivata la chiamata, che era andato a buon fine, ecco, il provino è stato già una bella sorpresa, una bella cosa. E poi arrivare a lavorare anche in un set fatto da attori comunque già avviati ti dà anche la possibilità di crescere e di spulciare anche i segreti del mestiere, e che ti aiuta e poi ti porti comunque con te lungo la tua carriera. Marco è una sorpresa, è diventato, tu ti sei anche tu cresciuto con il Magna Grecia, è diventato uno straordinario attore, quindi evviva, anche lui calabrese. Allora, cosa ti resterà di questa esperienza? Ma intanto aver conosciuto tanta gente con cui ancora oggi ho un bellissimo legame, di Marco ad esempio, e poi aver fatto comunque un cinema di qualità, girato in soli 3 settimane, quindi a ritmi molto veloci, è una bella scuola. Marco, tu invece arrivi? Io arrivo dal teatro, iniziato in Calabria, in parallelo frequentavo l'università. Poi... Quindi sei calabrese? Sì. Com'è? Lui è calabrese di nome, tu di fatto? Sì, esatto, una bella combinazione. Una bella combinazione. Sì. E il prossimo film? In realtà adesso sto girando una miniserie, ho appena concluso, diciamo, la prima parte in Sicilia e adesso completerò a Roma. Per te invece? Io sto lavorando ad uno spettacolo a teatro. Sono ancora in procinto di risposte, non dico nulla, ecco. La vostra impressione brevemente sul Magna Grecia Film Festival? Ma è un festival interessante, come dicevo prima, un festival che dà la possibilità a opere prime, a giovani autori di affacciarsi ad un pubblico più vasto, è sempre una cosa che serve al cinema, che ha bisogno per avere anche la possibilità ai giovani autori, che purtroppo in Italia hanno davvero poca possibilità di esprimere il loro potenziale, e quindi quando ci sono eventi del genere che danno la possibilità a opere prime di farsi conoscere, è sempre una buona cosa per il cinema. Per te? Si percepisce sicuramente la passione per il cinema e anche la curiosità per gli attori misconosciuti come noi magari, quindi... Va bene, vi auguro tanti successi, grazie dell'attenzione, grazie. Salve, ciao.